Amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ma... sono la nuova braccionessa! Ma che carina! Ok, siamo pronti in questa nuova puntata, forse l'ultima, di Mystery of the Pumpkin... Sol, scusa! Stai lì dentro, tu, no. Ci penso io! No! Occhio di spawner! Tu! Ah no, si arrivano! Tu, torciali! Torciali tutti! Allora... abbiamo parlato con Darko Exar, davvero una persona molto, è il creatore della mappa, molto simpatica. Ci stiamo messaggiando quando capita l'occasione, perché non riusciamo mai a rispondere a tutti i messaggi come vorremmo, però quando riusciamo cerchiamo sempre di rispondere a tutti quelli che possiamo. Ok, torcia tuba. Allora, e volevamo dirvi appunto che, sapendo anche i vostri feedback del fatto che la mappa, vieni seguimi, era un pochino troppo da leggere, ha deciso di mettere delle versioni accorciate dei libri. Quindi se voi non avete ancora avuto modo di giocare la mappa, o l'avete magari provata però volete riprovarla per qualunque motivo, sappiate che ora è aggiornata la versione 1.6.2 con alcune miglioramenti, tra cui i libri più corti, se la vedete come un miglioramento, ci sono. Vediamo se anche di qua c'è qualcosa. Io. E vai. No, non si sa, ma tu mi rubi le cose, sì, utili. C'è qualcosa? La torta. Mia torta. Vabbè, abbiamo un sacco di punteggio. Fateci sapere se avete giocato anche voi quando è finita, che punteggio avete fatto. E che c'è laggiù? Fuoco! Sì, tutto a fuoco! Fuoco, brucia tutti! E quindi, inoltre, ha messo alcune modifiche, per esempio, quando, grazie ai nuovi resource pack, da quello che abbiamo capito, quando inizierete una nuova partita, guarda qui che mostracci, potrete trovare il... Non morire come sto facendo io con Guarda, fame! Trovare i libri che quando li aprirete o qualcosa del genere parleranno, non c'è molto chiaro. Comunque forse hai riuscito a integrare la voce dei file che avevamo detto che potevate sentirli come in un gioco vero direttamente in Minecraft, senza che dobbiate... Addio, muoio. Ti aiuto io, ti salvo! Ora sì che mi sento sicura. Ti salvo io! Vabbè, comunque se volete trovate... E inoltre ho detto che c'è un easter egg sui creeper, aggiunto dei creeper... E hanno un suono particolarmente simpatico, non lo so. Dobbiamo andare, vedete, no, c'è la porta di ferro, andiamo alla porta di ferro. E come si apre la porta di ferro? A botte! A morsi! C'è qualcosa qui, non vedo nulla, ma so che ci deve essere... C'è una betulla! Paura, ok, niente, ci troviamo una leva, un pistone, un palo della luce. Un procione. Ah, buongiorno tu. E ciao. Scusa, non so se avevi da fare, ma ti devo uccidere. È giusto, mi sembra di buona regola che tu da morto torni nella posta. Yeah! Allora, dove sei? Allora, delle leve. Leva. Levati. Levati dalla leva. No, non si è aperto. No. Buongiorno tu, come si sta lì dentro? Bello, io ne compro uno. Guarda il vestito che stai indossando, cos'è, un manichino? Ah, ma aspetta, ma metti nel negozio prima di me, poi mi rubano i pezzi migliori. Sono io il pezzo migliore. Ah, ok, va bene, mettiti in vetrina allora. No, in vetrina non ci voglio stare. Ok, va bene. Puzza. C'è arrivato Gian Gingillo prima. Sì, salutiamo Gian Marta che ha deciso di rovinarci la puntata. Ma povera Gian Marta. E apriamo le leve. C'è successo qualcosa? Sì. È aperta! Verso la fine del mondo! Yuhuhui! Che è questo fuocherello qui? È un fuoco, normalissimo fuoco, allora andiamo avanti. Per dare luce invece che... Sta cambiando il castello, non fare quello che stavi per fare. Avrei voluto. Che sono quei bottoni? Dei bottoni, quali bottoni? Bottoni degli occhi. No, ma non sono di legno, quindi non li... È inutile, non sprecare le frecce. Guarda un po' se c'è qualcosa di utile. Cosa? Finalmente ce l'hai fatta. Hai fatto tutta questa strada per venire nel mio nascondiglio. Sei soddisfatto? Sono venuta qui per investigare, perché questo è il mio lavoro. Ma sono venuta perché tu meriti di morire. Come? Ai, un attimo, sì. Commovente, coraggioso e pazzo. Ma perché sto morendo? Dovete una torcia? Ah, stavo morendo sott'acqua! Anch'io! Non ci posso, scusate! Allora, sì, lei voleva indicare i tizi, e invece è un cliché. Voglio vendicarli, sì.
Davvero vuoi continuare? Sembri davvero seria, va bene, forse... cioè, non hai ragione, ok? Non tutti sono innocenti. Il dottor Franken rapiva i bambini, li usava come test da laboratorio, per esempio. Vediamo soltanto se non vendicherà la sua morte. Diciamo che non vendicherà la sua morte. Duplis vendeva cose illegali. Padem rubava soldi ai morti. Non so. Già faccio. Guarda, semplicemente battiamoci per i buoni, eh. Ok. Ok, va bene. Comunque, se volete, potete sempre fare fermo immagine e fare voi. Allora, e vi legge la luna. Buondì. Tu. Ok, dove siamo? C'è una stanza molto, molto bella. C'è uno scheletro con le manine. Io qui vedo una manina. E io vedo altre manine. Vedo anche. Vai, leggi. Questi cuori. No, questi tuoi cuori sicuramente sembrano malati. Deboli. Che è sta cosa? Perché pioverana? Piovono. Aiuto! Piovono spawner! Spawner! Terribile! Piovono spawner! Aiuto! Perché non ho più una singola torcia? Neanch'io! Non ho più torcia! No, perché non vogliono che uscia. Guarda qui che roba! Non vedo più niente! Scusate! Dove sei esattamente? Non lo so! Forse devo colpire questi cuori! Colpisci il cuore! L'ho preso? No, sicuro. Con l'arco? Penso proprio di sì, forse c'è un punto da colpire. L'ho preso! Ho preso un cuore! Sì, l'unico che avevo già colpito è... Ma non ti posso solo... Oh, il mio cuore! Non più! Vabbè. Non è più il suo cuore. Non è più il mio cuore, l'ho scambiato per una figurina di Charizard. Però super rara. Era rara però, sì, era sì, sì. Rarissima. Rarissima. Ah! Quello era un aia! Aia, un dono da un suo vecchio amico. Beh, quello che è, leggete voi, traducete nei commenti. Allora, ho preso anche il terzo. Ma aspetta, ma stanno esplodendo. Sì. Ah, questo era di quello del precedente. Del precedente sindaco. Ce n'è ancora uno che non vedo. Non vedo nulla. Non vedo niente. Vai a caso. Sì, ce l'ho fatta. Ta-ta-na, ah, questo ha fatto molto male. Aia. Io sto facendo molto male. Chi è morta per via della magia? Io invece sono tecnologico e non mi faccio niente. Na. Posso pirla. E vabbè, anch'io alla fine. La magia la odio, sapevo io. Vabbè, forse può essere perché i miei cuori sono esplosi, probabilmente. Dove siamo? Come, ma come hai fatto a tornare anche questa volta? Non ti ho riportato in vita. Ah, e cosa è successo questa volta? Mi hai ucciso, ecco, che cos'è, che cattiveria. Avevo messo anche le scarpe nuove. Come farò adesso a espandere il mio esercito se sono morto? Sei davvero morto, non sei tu il mietitore? Io sono il Jim Reaper, non il Grim Reaper. Siamo due persone diverse, su via, Mi stai ancora parlando però? Sì. Sì, effettivamente, perché la telecinesi funziona con la wifi. All'inferno c'è il wifi molto potente. Non abbiamo più l'armatura. Può darsi, ma quello va avanti. Tu mi hai ucciso. Non ce l'hai con me? Tutti i miei sentimenti sono molto cattivi, però soprattutto d'odio, ma lo supererò. E quando ti ho ucciso sono stata trasportata in una stanza strana con due bottoni senza uscita. Ah. Perché? Cos'è questa roba? Cioè, opzione B e... Allora, tu sei il nuovo Jim Reaper! No! I bottoni rappresentano le opzioni che stanno di fronte a te. Ma no, perché devo prendere il tuo ruolo? Non voglio essere te. Il Jim Reaper! Non mi chiamo neanche Jim. E non voglio essere morto, ma la vita è divertente in questo modo. Ma quali sono le mie opzioni allora? Qual è la scelta che devo fare? Ci tocca leggere, che se no opzione A, opzione B per me non vuol dire niente, quindi le dobbiamo ascoltare. Allora, le tue opzioni sono in questo modo. Lo Stone Button, questo, rappresenta la città del crepuscolo e diventerai il nuovo sindaco. Invece il Wood Button rappresenterà la tua casa nel bosco e tu tornerai a vivere la tua vita pacifica. Immagino che in un modo o nell'altro ci siano dei bei vantaggi. Sì.
Sì. Avendo risolto il mistero della città del crepuscolo, poteva diventare anche un detective migliore, ma dall'altro lato, diventando il sindaco, sarebbe molto potere, come si può dire? Vabbè, è molto bello. Scegli quello che pifo ti pare. Ah. Cos'è accaduto alle tue orde di zombie, scheletri e bestiacce? Ma sono probabilmente tornati umani, sono tornati a casa, lo so. Sanno di formaggio. Pipi de mouse! Ah. Vabbè, comunque, la cosa importante è... non lo so. Che ma va all'inferno, va. Io ci sono già un passo davanti a te. Bene. Ok, allora, la opzione A è quella di diventare il sindaco, comandare la città. Oppure opzione B, allora, tornare alla nostra pacifica vita da detective nel nostro... Mouse. Allora, esatto. Io suggerirei di salvare un attimo, di fare un backup e di provarle entrambe. Sì, ma poi bisogna scegliere. Va bene, però io scelgo di tornare a casa mia e fregarmi di tutto. Scegli la B? Sì. Vuoi andare nella B? Sì. Quindi non diventiamo i sindaci della non città? Non mi interessa. Potere, potenza, distruzione totale. No, io voglio andare... Dove vuoi andare? Io voglio andare qui. Vuoi andare lì? Sei sicura? Sì. Vabbè, io voglio andare di qua invece. Io voglio andare... Vuoi veramente tornare a casa? Sì. Voglio veramente tornare a casa? Sì. No, no, aspetta, no, aspetta, potevo andare di qua invece. L'hai già schiacciato. No, l'hai già schiacciato. No, volevo diventare il sindaco, potere, no. Distruzione completa, no, del mondo. Ascoltati un CD e non rompere. Non ascolta. Basta. Ah, è cambiata musica, che bello. Sei di nuovo a casa, dove tutto inizia. Dove tutto è iniziato. La città del crepuscolo non sarà mai più vista e per prima cosa ti sentirai meglio, ma allo stesso tempo ti chiederai se essere il sindaco della città sarebbe stato più interessante e divertente. Effettivamente, sei stato un bravissimo sindaco. Sì, e senti una voce: ehi, sai che potresti ancora andare alla città del crepuscolo? Una scelta che non deve essere permanente. Forse questa voce ha ragione, forse dovresti tornare a diventare il sindaco. Però, probabilmente non hai niente di meglio da fare. Ma che discorsi? Allora, perché devo andare a fare il sindaco? Cosa me ne frega di fare il sindaco? Dove stai andando? Non lo so, guardavo. C'è un bottone qui, non bastava schiacciare quello. Sì, ma non possiamo andare a vedere cosa c'è. Hai fatto questa scelta qua di essere la più grande inutile detective. C'è un maiale. Maiale. Qui c'è un bottoncino. Oh, che tenerezza. È questo qua. Sì, ma qui. Non è questo? Ah, non lo so. Ma fate, ma non c'è la città del crepuscolo qui? Magari è sparito. Ah, c'è dei cartelli. Sì, effettivamente stare qui non è una grande idea. Non c'è niente da fare. Non è neanche internet. Come niente internet? Come li carico i video? No. Ti lascio qui. Io vado invece. Ah, altro che. Cosa me ne faccio? Tieni le tue scelte della bontà. Bisogna essere i caproni del mondo. Volevo dire padroni. Ma chi sei? Chi sei tu? Allora, ehi, mi fa piacere vederti nuovo, anche se è un pochino strano vederti come sindaca. Giusto, non so, non saprei neanche non, io. Non ne sarò mai abituato, non mi abituerò mai. Che è successo tra te e Jim Reap esattamente? Diciamo che abbiamo avuto una battaglia dentro il Pumpkin Castle, è stata abbastanza brutale. Oh, bene, beh, almeno la maggior parte dei residenti del villaggio sono tornati, beh, è un sollievo. Un sollievo. Beh, tutto bene, quel che finisce bene, certo per il precedente Jim Reaper, certo, adesso è l'inferno. No, ok, sì, pare. Ah, leggi, sono dei cartelli. Dai, leggilo tu, vai. Adesso sei il sindaco della città del crepuscolo. Sei libero di guardarti intorno e vedere che i villager sono tornati alle loro case, come se niente fosse accaduto. Smetti di girarmi davanti. Basta, leggi tu, basta. Uffa, allora... Dai, leggi. No, basta, leggi tu. Allora, dove hai letto? Vabbè, comunque, siamo completazione, abbiamo completato la mappa. Ringraziamo tutte queste persone, ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a questa mappa e naturalmente ringraziamo il creatore che è Darko Extra per grazie. Questa fantastica mappa e per tutta la gentilezza di cui dispone. Aia! Qua c'è qualcosa, c'è qualcosa anche laggiù. Aspetta, aggiungiamo welcome. Ah, dice che è cambiato qualcosa, è uguale. Giusto per. Dai, un'occhiata. So che deve essere terribile chi lo legga, ma magari è breve. Dai. Benvenuti a Crepuscolo. Come città, come guida della città, il mio dovere è informare che ci sono stati alcuni cambiamenti del nuovo leader della città.
il nostro precedente sindaco, conosciuto come Jim Ripper, è stato trovato colpevole di molti crimini, incluso il rapimento dei testificati da tutto il continente. E così è stato ucciso da Vivian Hanson, detta anche Kiria la procionessa, un detective che è venuto qui a cercare di risolvere queste misteriose sparizioni che stavano dandoci molti problemi. Per questo motivo adesso è il nuovo sindaco della città del crepuscolo. Sì. Quando diventa tramonto diventi il sindaco, come un lupo mannaro. I residenti, i visitatori sono benvenuti a vedere con me le varie cose e buonanotte al secchio. Qua c'è ancora qualcosa che c'è scritto: Score box, in questo chest puoi piazzare tutte le tue soul gem. Ogni cosa vale la pena. Poi possiamo mandare uno screenshot e trovare. Però non abbiamo preso il massimo, perché c'è scritto che potremo trovarne altre a girare ancora per la cittadina, come abbiamo fatto prima. Qui è sparito il chest che c'era prima. Qua ci si può andare adesso? No, non ci si potrà mai andare, ci tenevo molto. Quindi, non è che qui sono tornate forse le persone? Guardali quanti nome! Ulrira Defensive Golem! Ah, il Mask Sisma! Aspetta, no! Almeno dobbiamo completare quello! Quella quest delle maschere? Ormai almeno quello ci vuole. Aspetta, Jim. Ah, guardali di qua, sono tornati tutti i tiziacci. Quindi noi abbiamo completato la mappa e la scelta, ci sono due scelte, una però da un certo punto di vista inutile, ovvero fare la vostra tranquilla vita, perché non farete assolutamente nulla di divertente da fare. Ok, sali su Dow. Aspetta, ci sarà Jim Dower, quello lì? Ah, quello che ci ha chiamato sempre, buongiorno. Ciao. Sei tu che ci hai chiamato, che bello. Oh, buongiorno. Sei tu che hai rotto. Sì, sono stato io, siete venuto un pochino in ritardo alla festa. Mi spiace, spiace, ma alla fine il mistero è stato risolto lo stesso. Oh, che bello. Sì, e tu sei il nuovo sindaco, direi che le cose dovrebbero andare bene da adesso in poi. Andranno, certo. Dicono che sono ancora un po' di cose che non posso capire, per esempio perché esattamente il River voleva l'esercito. Io non lo so neanch'io, alcune cose è meglio non sapere. Ecco. Ok, va bene. Tanti saluti e figli con meno naso possibile. Saluti e baci, chiudi il becco e taci. Ok, vogliamo andare dal Mask Salesman. Ah, cos'è il povero... Spider. È pieno di ragnacce, è tornata tutta la famiglia. Ma che schifo. Pure dei ragni si fa. Ora dice qualcosa di nuovo il simpatico Spider. Dice un sacco di cose divertenti. C'è anche Frank, come ce la faccia il dottor Frank? Buongiorno dottor Frank. È quello a cui ho fatto sparire tutte le pozioni. È lui, poveraccio, non capirà più niente della vita adesso. Dai, dov'è il Mask Salesman? Stavolta delle pozioni vere. Ah sì? Sì, non come l'altra volta che erano tutte bottiglie d'acqua. Cioè, tutti sti Jim. Ah, sono tornate. Vabbè, non le prendo, giusto per... Voi potete dire, quindi più facile, sennò uno può girare. Guarda che c'è il gol! Tiziana, già pensaci un po' tu, biriluba. Io guardo la TV e la chiudo qua. No, dai, dove sono? Voglio sapere cosa ci danno le mani. Oh, eccolo qua. Buondì, allora... Sì, sei Viviana! Magari un uomo. Il nostro nuovo sindaco! Certo che sono io, mi sembra che le cose vadano meglio ora. Sono lenta a parlare, sì, abbastanza. E non ha nessuno ancora trovato le mie maschere. Mentre ero nel castello delle zucche ho trovato alcune strane maschere, ma non so se sono le tue. Sì, che sono mie, sono l'unica che te l'ha chiesto, non è che... Sono quattro! E fanno schifo, sono quelle! Sì! Sono quelle! Bene, vai! Sì, posso... Oh, eccole qua! Allora, cosa sta dicendo? In cambio ti darò un sacco di cose strane! Nasi, unghie, piedi! Ma questa è parente di Angie, lo vedo! Ok, allora, mi dà una di queste, quindi me la sono meritata. Ah, quindi praticamente ci dà un punteggio extra. Perfetto, perfetto. Allora, e perfetto. No. Ok. Allora, quindi tornando alla nostra dov'è la nostra super mega regia ipergalatticamente stupenda? No, noi abitiamo per strada. Come sindaci abitiamo per strada. Ah, che bello. Allora, aspetta che voglio cercare di tornare a Casuspia. Vieni, dove segui. Dove andiamo alla Casuspia? Non lo so. Dove sei? Tu gira.
Ehi, brava! Perché l'hai trovato tu? Io stavo prendendo. So. Stavo cercando di andare proprio lì. Vabbè, arrivo anch'io. Hai trovato la scorciatoia. Tanti saluti dal porcione rosso. Sì, sì, salutate sempre il porcione rosso. Ok, e quindi il nostro punteggio finale, definitivo, almeno quello che non siamo andati poi oltre a cercare. L'ho aggiunto due io. Come aggiunte due? Dove le hai prese? In giro. Non si vale. Queste due sono quelle che abbiamo trovato nel nostro primo giro, più ovviamente le quattro prese, perché avete trovato tutte e quattro le maschere. Poi ovviamente, come potete vedere, se andate in giro ne troverete altre. Se vi va, se avete giocato la mappa, se volete o quant'altro, nei commenti fateci sapere anche voi quanto è che avete fatto, totalizzato dei punti, però senza poi stare a girare per la mappa, perché se no ne potremmo trovare ancora altre. Ma però il punteggio finale è 64 più 45, che dato che il punteggio è nostro fa 321. Grazie a tutti per stare con noi questa puntata e alla prossima. No. Con gli Eternal Love. Ciao. Fate sapere se la mappa vi è piaciuta e consigliateci delle altre nei commenti. Ciao.